Oggi inaugura questo museo, un segnale importante per il territorio. Siamo con l'architetto Gianfranco Fiore. Voi insomma un po' di meriti li avete in quella che sarà la progettazione e il rifacimento della chiesa di San Nicola e anche all'interno di questo museo, insomma, c'è la vostra mano. Tanto lavoro, la soddisfazione penso di portare di nuovo a luce questi beni nel territorio. Speriamo di sì, io vi ringrazio innanzitutto per la considerazione che ci state prestando. Io insieme al collega Toni Pistillo, ormai fratelli più che colleghi, dalla fine degli anni Ottanta che abbiamo intrapreso questa avventura sui beni culturali. A San Paolo ci hanno subito aperto le porte, e non solo il comune ma anche la nostra diocesi, perché abbiamo curato anche la chiesa madre, oltre a San Nicola dall'inizio, ma soprattutto questo museo ormai che finalmente si mostra in tutta la sua bellezza, con delle modifiche appropriate approvate dalla sovrintendenza e vi dirò con non poca fatica. Ci siamo riusciti a prendere anche diversi finanziamenti e questo è il risultato, è sotto gli occhi di tutti, insomma. Sindaco, oggi è una giornata importante per San Paolo. La cultura nel nostro territorio dopo tanto tempo viene rimessa al primo posto. Che segnale state dando al territorio? Guardi, noi oggi riapriamo questo museo dopo circa 15 anni. È un museo molto importante, non credo solo per San Paolo, ma per tutto il territorio. Dobbiamo attraverso anche i fondi CAL cercare di fare dei percorsi turistici per un turismo sia culturale ma anche enogastronomico. Penso che sia fondamentale per la ricostruzione di questo nostro territorio. Va bene, fa eco a questa apertura anche quello che è il progetto, no, di ristrutturazione della chiesa. Anche il FAI si è introdotto in questo discorso, è arrivata la prima tranche, i famosi 620.000 euro. Anche questo è un progetto per San Paolo comunque di rilevante importanza. Sì, è molto importante. Noi siamo arrivati secondi nella raccolta delle firme con 55.000 firme con il FAI, abbiamo ottenuto grazie all'interessamento anche dell'assessore Barbanente 600.000 euro per la ristrutturazione della chiesa di San Nicola. Non dobbiamo dimenticare che attraverso i fondi pista abbiamo anche ristrutturato il Parco della Rimembranza, abbiamo fatto un anfiteatro in villa e più ex Palazzo Abbeveratoio, quindi stiamo cercando di dare un certo tono al nostro piccolo paese.